In nome delle associazioni organizzatrici, io vi porto il benvenuto, grazie mille veramente di essere venuti anche con questo tempo un po' brutto. Voi troverete sui vostri posti innanzitutto un pensierino, una cartolina di Natale, tanto non credo che ci vedremo prima di Natale, allora abbiamo voluto darvi questo augurio di Santo Natale già adesso. Poi troverete anche questo foglio giallo. Se volete essere invitati via email per gli incontri che facciamo, tanto non costa nulla, lasciate il vostro nome, l'indirizzo e email, perché noi vi manderemo gli inviti ogni tanto. Siamo qui ai piedi della Madonna, di una coppia della Madonna Pellegrina Internazionale di Fatima. Questa statua ha una sua storia particolare, ha fatto dei pellegrinaggi incredibili in Russia, è stata 6 mesi in Siberia, ha visitato, non appena caduta la cortina di ferro, quasi tutti i paesi ex comunisti. Quindi, oltre al fatto di essere coppia identica della Madonna Pellegrina Internazionale, questa statua in particolare ha una sua propria storia. E quindi è un onore tenerla qui con noi, ai piedi di cui noi faremo questo incontro. Ringrazio soprattutto i tre relatori, il dottor Ettore Botti Tedeschi, tutti lo conosciamo, il professor Massimo De Leonardis e il professor Roberto De Mattei. Io farò una piccola introduzione, poi a turno parleranno i nostri relatori. E vorrei iniziare dicendo che abbiamo appena concluso l'anno del centenario delle apparizioni di Fatima, iniziatesi con la messa celebrata da Papa Francesco nel santuario di Fatima in Portogallo a maggio. E io mi rifaccio all'intervista che ha dato nel maggio 2010 Papa Benedetto XVI, anche lui è andato pellegrino a Fatima, maggio del 2010, sull'aereo che è andata rilascia la classica intervista durante il viaggio. E credo che questa intervista ci dia un po' la chiave di lettura per quello che vogliamo dire oggi. Diceva così Papa Benedetto: ci stiamo avviando verso il coronamento profetico di Fatima. Poi, sulla scia di ciò che aveva detto in più occasioni il suo predecessore, il Papa Giovanni Paolo II, il Pontefice ha detto che vedeva in Fatima un messaggio per il mondo moderno in crisi. Virgolette, cito: il messaggio, la risposta di Fatima non è sostanzialmente una devozione particolare, ma proprio la risposta fondamentale per il mondo di oggi: conversione, penitenza, preghiera. Questo messaggio, poi continuava Papa Benedetto, ci sprona tutti a dare il nostro efficace contributo per vincere il male del mondo. Per vincere il male del mondo. Quale male? E lui stesso risponde. Cioè, è quel processo storico che, avendo come punti salienti l'illuminismo e il secolarismo, di eccesso in eccesso ha portato alla triste situazione odierna. Quindi, vedete, Fatima una luce per interpretare i nostri giorni. Poi è lui che menziona questo punto, e questo già ci porta un po' verso il tema di oggi. Questo male, continuava il Pontefice, non è solo esterno alla Chiesa, ma anche interno, virgolette. Dobbiamo essere realisti nell'attenderci che sempre il male attacca, attacca dall'esterno e dall'interno. Nella grande visione della sofferenza del Papa, contenuta nel Terzo Secreto, sono indicate realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si muovono.
Perciò è vero che oltre al momento indicato nella visione si parla, si vede la passione della Chiesa, sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. 2010, sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. Non solo da fuori vengono attacchi alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa. Queste sono parole di Papa Benedetto. Noi però, e questo è l'ultimo punto che vi tocca in questa sua intervista, non dobbiamo scoraggiarci. Il messaggio di Fatima, sempre secondo Papa Benedetto, contiene una promessa di aiuto divino e un annuncio di vittoria. Cito: il Signore è più forte del male e la Madonna per noi è la garanzia visibile materna della bontà di Dio, che è sempre l'ultima parola nella storia. Poi il giorno dopo, nell'omilia della sua messa, davanti ad una folla di quasi un milione di pellegrini, disse questo: tra 7 anni, quindi adesso 2017, ritornerete qui per celebrare il centenario della prima dell'apparizione della Signora venuta dal cielo, come maestra che introduce i piccoli veggenti nell'intima conoscenza dell'amore trinitario e li porta a assaporare Dio stesso come la cosa più bella dell'esistenza umana. Possano questi 7 anni che ci separano dal centenario delle apparizioni affrettare il preannunciato trionfo del cuore immacolato di Maria a gloria della Santissima Trinità. Mi sembra ovvio che il Pontefice avesse un grande progetto di apostolato mariano in mente, teso a spiegare ai fedeli i contenuti profetici di questo messaggio, in vista di una sua più completa ricezione. Oggi, 7 anni dopo, dobbiamo constatare, non senza amarezza, che il suo paternale e zelante auspicio non si è concretizzato se non in parte. E forse ciò la dice già lunga sull'attuale situazione della Chiesa. Siamo qui anche per analizzare alcuni aspetti del messaggio di Fatima e per presentare la straordinaria figura di uno dei principali apostoli della Madonna di Fatima nel secolo XX, il professor Plinio Correa d'Oliveira, sul quale il professor Roberto De Mattei ha recentemente pubblicato il libro Plinio Correa d'Oliveira, apostolo di Fatima, profeta del regno di Maria, che voi troverete all'uscita sul tavolo. Vi consiglio di acquistarlo, che è veramente molto molto bello. Lui è stato uno dei più entusiasti apostoli del messaggio della Madonna nel secolo XX, per esempio ispirando questo libro scritto poi da un suo discepolo, Antonio Augusto Borelli, il più diffuso al mondo sull'argomento Fatima, con quasi 6 milioni di copie diffuse in 14 lingue. Quello è stato l'ispiratore negli anni 70-80 dei grandiosi pellegrinaggi della Madonna di Fatima, pellegrina internazionale, specialmente in America Latina, che hanno coinvolto milioni di persone. In Italia lui ha ispirato vaste campagne di diffusione della devozione alla Madonna di Fatima, per esempio ispirando l'associazione Luci sull'Est. Qualche numero vi darà una idea e con questo chiudo e do la parola ai nostri cari relatori. 820 anni di esistenza, Luci sull'Est ha distribuito 850.000 libri sulla Madonna di Fatima, 485.000 altri libri religiosi, 235.000 rosari, con un libretto contenente il modo di pregarlo, 5.855.000 cartoline della Madonna, 12 milioni di calendari della Madonna di Fatima. Tutto questo sotto l'ispirazione del professor Plinio Correa de Oliveira. Detto questo, io do la parola al professor Massimo De Leonardis,
cattedratico di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ringrazio sentitamente il professor De Leonardis, una persona che, senza aver conosciuto personalmente il professor Tino Correa di Oliveira, fa una lettura non solo intellettualmente profonda, ma molto amorevole, molto consonante con quello che sono le posizioni del dottor Plinio. Due cose che lui ha detto, l'acervo intellettuale di Plinio Correa di Oliveira. Lui è autore di 20 libri, 2500 fra saggi e articoli, però soprattutto lui ha spiegato il suo pensiero in più di 20.000 conferenze, delle quali abbiamo un testo registrato, che riempiono più o meno 1 milione di pagine. È un acervo enorme che adesso è in fase di compilazione. Per esempio adesso io stesso sto raccogliendo un po' le riunioni sugli angeli per scrivere un libro sulla angelologia di Plinio Correa di Oliveira. Un altro punto col quale il professor De Leonardis ha cominciato: l'avanzo delle sette protestanti in America Latina, in Africa, eccetera. Un problema che non è da ieri, un problema che è cominciato già tanti anni fa. E si ricollega a un punto che era il punto centrale dell'apostolato di Plinio Correa di Oliveira sin dall'inizio, e sin dall'inizio voglio dire anni 30. Lui proponeva sempre quello che un sociologo ha sintetizzato in questa formula: più religione, più religione. Lui era presidente delle congregazioni mariane, era il movimento cattolico laicale più vasto dell'America Latina. Soltanto in San Paolo c'erano 25.000 membri, 130.000 membri in tutto Brasile, lui era il leader. E offriva più religione, più militanza. Mentre da certi vertici della Chiesa, che poi man mano sono diventati magari maggioritari, non lo so, si offriva sempre meno religione, più sociologia, più psicologia. Per esempio, perché il protestantesimo evangelico avanza in Brasile? Perché parlano della Bibbia, parlano di Dio, parlano delle cose spirituali, mentre che la Chiesa in Brasile, adesso un po' meno, grazie a Dio, si era lasciata prendere totalmente dalla cosiddetta teologia della liberazione, che al discorso religioso sostituiva un discorso politico e anche sociale. Quindi già dagli anni 30 Plinio Correa di Oliveira vedeva che sì, quel corso di avvenimenti, quell'atteggiamento dei certi vertici sarebbe continuato, sarebbe esplosa una crisi nella Chiesa nei decenni a venire. Ed ecco che lui fa una denuncia di queste tendenze nel 1942, il prossimo anno è un anniversario, 75 anni, quindi faremo anche un convegno magari qui su questo libro in difesa dell'azione cattolica, che a leggerlo con cura, lì c'è tutto, nel senso tutto quello che oggi noi chiamiamo la crisi post-conciliare, la crisi moderna, la crisi del 68, chiamiamola come vogliamo, la crisi che tutti i papi post-conciliari hanno denunciato, perfino Papa Francesco, che ha parlato della Chiesa come un ospedale di campo dopo una battaglia. Lui nel 42 già l'ha descritta in tutti i dettagli questa crisi. E io introduco, detto questo, introduco il nostro secondo relatore, che lui sì ha avuto l'onore e la gioia di conoscere personalmente, il professor Plinio Correa di Oliveira, il dottor Ettore Botti Tedeschi, economista, banchiere, noi lo conosciamo, è quasi superfluo presentarlo. Il suo primo incarico lavorativo è stato a San Paolo del Brasile, negli anni 70, durante i quali lui ha potuto conoscere il Plinio Correa di Oliveira, ha potuto anche frequentare gli ambienti della TFP, la famiglia brasiliana. Lascio la parola al dottor Botti Tedeschi. Non solo ebbe l'onore di conoscerlo,
ma partecipai a scrivere un articolo con lui sulla Foglia di San Paolo, riprendendo un giornale che mi aveva mandato mia moglie. L'articolo si chiamava Sin Now, Now Sin, e riguardava la legge sul divorzio, il referendum sul divorzio, e quindi addirittura questo. Io le spalleranno, indubbiamente altre persone magari hanno meno larghi di me, me lo posso permettere, però ricordatevi che si spara di più facilmente a chi ha le spalle larghe o chi è in alto piuttosto che con chi sta in basso, quindi è una questione di responsabilità personale. Vedete che lui mostra che Dio non ha creato un solo essere per rifletterlo tutto, ha creato una molteplicità di esseri. Chi dice molteplicità dice Tommaso, anche gerarchia, sì, che ogni essere riflette un aspetto, una perfezione, una bellezza di Dio, l'insieme riflette Dio totus se non totalite, come si dice in teologia. Ora, questo insieme è naturalmente gerarchico, e San Tommaso dice, e il dottor Pino Corrado di Libera ha glossato questo punto ma tantissimo, permette questo perché attraverso la contemplazione della gerarchia dell'universo noi possiamo risalire fino a Dio, che noi siamo stati nati, siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio, prima conoscere, non si ama quello che non si conosce. Ora, Dio non lo possiamo conoscere, perché lo conosciamo con i nostri sensi, e Dio non è accessibile ai nostri sensi. Quindi lo dobbiamo conoscere direttamente attraverso la contemplazione di quello che in teologia si chiama le vestigia di Dio nell'universo. E queste sono naturalmente disuguali, sono naturalmente gerarchici. Quello che un fiorellino riflette di Dio non è lo stesso quello che un imperatore del Sacro Impero riflette di Dio. Quello che un parroco di paese riflette della Chiesa non è lo stesso che quello che un Papa Santo, pensiamo a San Pio X, tanto per fare un nome, riflette della Chiesa. E proprio in questo entra la gnosi, che ha menzionato il dottor Gotti Tedeschi, che è fondamentalmente ugualitaria, perché non vede non solo le gerarchie, ma neanche la distinzione tra gli individui. Vuole fare un magma universale dove tutto è tutto, il panteismo. Quindi al cuore della visione del dottor Pino Corrado di Libera, in tutto, c'era questa idea della gerarchia, che in termini di società, lui utilizzava il termine sacralità. Sacro è quello che dice direttamente riguardo la Chiesa, un calice per esempio è sacro. Sacralità, sacrale, è quello che nella società temporale porta a contemplare i valori trascendentali, i valori morali, eccetera. Quindi veramente è un punto assolutamente centrale, un punto assolutamente medulare per capire la crisi di oggi. Un'ultima cosa, la Chiesa povera. C'è un saggio pubblicato da Cosimo Pino Corrêa di Libera nel 68 proprio sulla Chiesa povera, la Chiesa disalienata, che Marx e Engels soprattutto dicono il comunismo, il marxismo, il socialismo, quello che volevano, è la disalienazione totale dell'uomo, alienazione nel senso niente che lo condizioni. A cominciare, Engels lo dice, dalla famiglia, che è nella famiglia che iniziano le alienazioni, quindi il comunismo non vincerà finché la famiglia non sia stata distrutta, perché è la famiglia che crea quel modo psicologico di sottomissione e quindi di dominazione di qualcun altro. Un tema molto studiato poi dai filosofi del 68.
Detto questo, io do la parola al nostro ultimo relatore, il professor Roberto De Mattei. Ha detto benissimo, credo sia il professor De Leonardis, che questo libro che lui ha appena scritto, che lo ripeto, lo troverete dietro sul tavolo, è una continuazione perfettamente logica da un altro libro scritto da lui nel 96, Primo Corriere di Oliveira, Il crociato del secolo XX, con una sua biografia analitica, purtroppo non è totalmente esaurito. Questo libro invece tratta soprattutto del suo pensiero. Quindi lui, il professor De Mattei, ha conosciuto tante volte Primo Corriere di Oliveira, è stato in Brasile, in San Paolo, diverse volte, si sono visti poi in Italia quando il professor Plinio ha fatto il suo ultimo viaggio in Europa nell'88, e quindi un grande conoscitore del dottor Primo Corriere di Oliveira, e colgo l'occasione di pubblico per ringraziarlo per questo. Ringrazio il professor De Mattei. Credo che qualsiasi commento sia superfluo, qualsiasi commento sarà necessariamente al di sotto delle parole che abbiamo appena ascoltato. Quindi mi avvio alla conclusione citando due testi di Primo Corriere di Oliveira. Chi lo ha conosciuto sa che lui era una persona di grande energia, sia fisica, sia intellettuale, ma soprattutto spirituale. Grande energia che si traduceva in una fiducia comunicativa, veramente lui, scusate, comunicava fiducia, non c'era discorso suo che non finisse sempre con una nota di fiducia, cioè un vedere molto chiaro della crisi contemporanea. Lui una volta, 69, commentando la crisi nella Chiesa, senza mezzo a piangere in pubblico, tanto le ha colpito questa crisi, quindi non è che non la vedesse, anzi. Però subito dopo subentrava questa nota di fiducia, di andare avanti, come il professor De Mattei ha citato, due reggimenti di cavalleria hanno salvato l'onore dell'esercito italiano in quel frangente. Sono pochi quelli che salvano l'onore, ma da quell'onore poi rinasce tutto. E ecco perché il dottor Primo Corriere di Oliveira vedeva in Fatima un messaggio assolutamente centrale. Io chiudo con due citazioni, una su Fatima, una poi adesso la dico. In un articolo titolato De Fatima nunquam satis, cioè di Fatima non ci sazieremo mai, scrive: si potrebbe dire, Fatima non è un avvenimento capitato solo in Portogallo, né che interessi solo il nostro tempo. Fatima è una pietra miliare della stessa storia della Chiesa. Lo si voglia o no, Fatima è la vera aurora dei tempi nuovi, i cui albori si manifestano nei campi di battaglia. E poi una fiducia assoluta nel trionfo della Chiesa, nel trionfo della civiltà cristiana, nel regno di Maria, del quale parlava anche molto prima, poco prima di lui, San Massimiliano Corre. La fine del mondo non verrà adesso, perché alla luce di Fatima risulta chiaro che dopo il trionfo del suo cuore immacolato il mondo dovrà continuare. D'altra parte la Madonna non ha detto «il mio cuore immacolato vincerà», ma ha usato invece un'altra espressione che implica un'esfumatura molto diversa. Tra vittoria e trionfo c'è differenza. Un trionfo non è una semplice vittoria, è una vittoria enorme, una vittoria insigne. La Madonna annuncia il suo trionfo, cioè una vittoria gloriosa, in seguito al quale ella diverrà completamente signora della situazione. Avremo dunque il regno di Maria, perché sarebbe incomprensibile che ella vincesse senza essere poi regina. Ora, cosa orientava, e con questo chiudo, cosa orientava la vita del dottor Primo Corriere di Oliveira?
lo troviamo nel suo epitafio, che lui stesso ha voluto: Vir Catholicus, totus apostolicus, plene Romanus. Un uomo cattolico, tutto apostolico, pienamente romano. E io chiudo con parole sue e di chiusura di un convegno giovanile a San Paolo del Brasile nel 1971-72, quindi immaginatelo davanti a centinaia di giovani parlando con molto entusiasmo. Anzi, potete trovare questo discorso sul nostro sito atfp.it sotto il titolo Campanili della tradizione. E lui diceva così: voi avete letto i miei scritti, mi avete sentito parlare diverse volte, mi sentite parlare anche adesso, voi non mi avete mai sentito dire, sia voi amici di sempre che da più di 30 o 40 anni lavorate con me, sia voi amici di oggi che in questo momento cominciate a conoscermi, voi non mi avete mai sentito pronunciare questa frase: io ho elaborato una dottrina, io ho costruito un modo di pensare, io ho fondato una scuola, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. Tutto quanto ho fatto nella mia vita l'ho sempre presentato per un dovere di giustizia, con animo allegro ed entusiasta io l'ho presentato nella riconoscenza e nella gratitudine come dottrina della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Perché se in me c'è qualche cosa di buono, questo che c'è di buono non è altro che merito di Maria Santissima, che mi ha dato la grazia, per la quale io non ho sufficiente parole di ringraziamento e per cui spero un giorno di poter trascorrere insieme a lei l'intera eternità per ringraziarla di ciò, di essere stato battezzato, di essere divenuto figlio della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. La dottrina che io insegno è un'esposizione della dottrina della Chiesa, un'esposizione fatta talvolta con difficoltà, perché raccolta da angoli reconditi dove dormono tante meraviglie della Chiesa. È vero che vi è stato pertanto una sorta di lavoro archeologico per scoprire nel fondo di questo silenzio, ma che non avrebbe dovuto essere silenzioso, per scoprire nel fondo di questo silenzio ciò che io presento come dottrina. Potete leggere i miei libri, ascoltare le mie conferenze registrate, ma mai udrete altra cosa sul mio conto. Voi potrete dire che c'è molta osservanza della realtà, molta osservazione della realtà, che c'è molta sagacità nel modo in cui io vedo le cose, che c'è originalità nel modo in cui io risolvo i problemi. Io vi risponderei che è vero, ma voi udireste ripetuto da me 100.000 volte che questo lo devo al fatto che io mi sono imbevuto della dottrina cattolica su una serie di aspetti della vita umana che, cristallizzate in formule, cristallizzate in stile di vita, incarnati nella tradizione, hanno dato vita alla mia opera. Io non pretendo altro che essere una campana, anzi meno di una campana, un eco della grande campana che è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Io desidero prolungare, non come ministro, non come maestro, ma come discepolo fedele, ripieno di allegria per la gloria di essere discepolo, io desidero prolungare questo insegnamento, taciuto da tante cattedre, taciuto da tanti pulpiti, taciuto in tanti confessionali. Noi siamo l'eco che nel mezzo della battaglia prolunga la voce della campana, porta fino agli estremi la voce della campana, facendola sentire ovunque. Siamo fedele anche quando, o dolore, essa è silente, perché l'eco continua anche quando la campana tace, fedele anche quando la campana inizia a rintoccare in modo folle, tradendo la sua propria vocazione. Questa è la fedeltà dell'eco, l'eco che muore a partire dal momento in cui si smette di ripetere. Il mio desiderio della vita non è altro che ripetere, ripetere, ripetere quel
quello che io ho ascoltato dalla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Io mi auguro che queste parole, oltre alla loro bellezza, alla loro profondità, siano servite per infondere anche in noi sì questo amore alla Chiesa e sì questo entusiasmo per vedere la Chiesa vincere oltre i tempi bui che oggi viviamo. Io vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio di nuovo i nostri tre carissimi relatori e per quelli che ci daranno il nome con l'indirizzo email e riceverete poi gli inviti per le nostre prossime conferenze. Grazie mille.